Nome. Marco. Insegnante di classe. Insegnante di classe. Età. Età 41. Corsi. Corsi di fotografia. In quali classi insegni o quanti anni hanno i tuoi studenti? Insegno in classi piuttosto variegate, età che variano dai 14 fino ai 70 anni. Insegno Insegni in una città? a Roma. Come descriveresti il bullismo? Come una forma di chiusura e povertà mentale che può però nascondere dei problemi. Come viene trattato il bullismo nella tua scuola? Beh, la nostra è una scuola piuttosto piccola, facciamo corsi di fotografia e quindi classi piccole, facilità nel seguire gli studenti, quindi cerchiamo un pochino di stare appresso a tutte quelle che sono le dinamiche tra le persone. Quali pensi che siano le ragioni più comuni per cui l'alunno o gli alunni minacciano un altro allievo? Dunque, spesso insicurezza, scarsa reazione alle minacce o alle prese in giro, o diversità manifestata sotto diversi modi. Dove pensi che la maggior parte di queste cose accadano? Purtroppo per lo più nelle scuole, nelle palestre, nei luoghi dove ci sono persone che spesso si conoscono, strano. Come si manifesta il bullismo? Beh, direi che sicuramente il modo più palese è quello della classica presa in giro e spesso il bullo pensa anche di essere simpatico o di far simpatia agli altri attuando queste prese in giro nei confronti della propria vittima. Beh, Come descriveresti una vittima tipica? come dicevo prima, spesso è una persona insicura, timida, stravagante e forse con problemi personali. Come descriveresti un tipico aggressore? Come una persona molto sicura di sé, che tende a scaricare le proprie responsabilità, vuole piacere agli altri, uno che non si affeziona troppo alle persone e sicuramente anche lui una persona che può avere problemi personali. Pensando alle tue classi, trovi un allievo che potrebbe essere una vittima facile? Diciamo di no, perché appunto dicevo le classi sono molto piccole, c'è spesso un buon divario d'età, e quindi diciamo che i più grandi sono più attenti ai più piccoli e viceversa. Con chi si confiderà la vittima? Spesso con nessuno. Quindi bisogna essere attenti alle dinamiche, ai segnali, e a tutto ciò che capita davanti ai nostri occhi. Diciamo che forse il compito più importante di un professore, al di là dell'insegnamento, è proprio di, essere attento a come la classe si relaziona, tra di loro. Come pensi che la vittima tratterà la situazione? Dipende dal carattere, però diciamo che se tendiamo a definirla vittima, direi che spesso questa la subirà passivamente. Come cerchi di prevenire o evitare il bullismo? Sicuramente cercando di smorzare i toni delle battute,
riconoscere vittime aggressore cercando di farli interagire tra loro, facendogli scoprire perché no, quelli che sono i punti in comune e fargli capire che perché no, le differenze vanno rispettate. Se hai un allievo con disabilità nella tua classe, come cerchi di facilitare la sua integrazione con gli altri alunni? Non ho allievi con disabilità nella mia classe, però penso che sicuramente il modo migliore è trattare la persona in questione come tutti gli altri allievi. Se hai un alunno con disabilità nella tua classe, ritieni che sia oggetto di commenti inappropriati? No, non ho allievi disabili. Non credo che possa capitare una cosa del genere. Immagina di essere bullizzato da uno studente o dagli studenti. Cosa faresti in questo caso? Diciamo che sicuramente questo tipo di atteggiamento credo che nasca da un attrito legato alle differenze caratteriali tra le persone. Cercherei il più possibile di appianare questo attrito presente tra le persone che cercano di bullizzarmi, cercherei di smorzare, di tenere i toni bassi, ma non di abbassare la testa o di subire palesemente bullismo da parte di un'altra persona. Come descriveresti il successo contro il bullismo nella tua scuola? Dunque, diciamo che questa è una scuola piuttosto particolare, legata in particolar modo al mondo della fotografia. Chi frequenta questa scuola ha sicuramente in comune la passione per la fotografia e questo è, credo, già un forte legame tra persone che hanno età diverse, tra persone di genere diverso, che spesso si trovano ad interagire avendo in comune questa loro passione. Credo che uno dei metodi migliori per cercare di appianare o eliminare il bullismo sia proprio quello di riuscire a far incontrare due persone che manifestano questo genere di atteggiamento, quindi cercare di farle venire incontro, capire quali sono le cose che le legano, fargli capire quali sono le diversità, ma che le diversità non vogliono dire assolutamente che non può esserci interazione tra loro. Quindi nella nostra scuola, diciamo, il far gruppo, il accomunare, fare cose insieme, gite piuttosto che mostre, coinvolgere sia persone grandi che persone piccole, aiuta molto a tenere uniti tutti quanti e a frequentarsi anche al di fuori di quello che è la scuola, quindi dell'orario scolastico.